Ecco, buongiorno. Sono pronta, vi aspetto. Vi aspetto. Bene, buongiorno. Come state? Oggi c'è un tempo un po' particolare, la pressione è bassa, quindi cerchiamo di fare un po' più con calma rispetto alle altre volte, almeno credo. Sono felice. Eccovi. Ciao Roberta. Ciao a tutti. Allora, mi sono anche un po' brillantinata per tirarmi su, perché davvero, proviamoci anche con questo tempo, aspettiamo ancora un attimo a vedere che rientrate. Vorrei incominciare come tutti i giorni, sempre con i nostri esercizi delle spalle. L'unica cosa che cambierò è che avremo delle flessioni di lato. Vi spiego, avremo le solite quattro rotazioni, le solite due volte le braccia, tutto il cerchio del braccio destro, tutto il cerchio del braccio sinistro. Adesso invece di fare le due braccia insieme andiamo col braccio destro e flettiamo di lato, or de bras di lato, sempre due tempi, quattro volte, destra, sinistra e destra, sinistra. Apriamo dai gomiti per incominciare il nostro bellissimo port de bras di Lago dei Cigni, quattro volte. Ok, ripeteremo tutto en dedans, chiaramente incominceremo col braccio sinistro i nostri quattro port de bras con cambré di lato. Dopo scenderemo giù sul mio tappetino, come al solito, e avremo, una volta che siamo scese, divarichiamo le gambe e facciamo quattro relevé. Quattro relevé proprio tenuti dagli addominali per allungare la schiena, appiattire la schiena e rilevare, allungare. Scenderemo giù, ok? Abbiamo i nostri quattro développé, ogni volta quattro développé col flex, destra gamba, quattro sinistra e un piccolo stretching del ginocchio e della gamba fino a dove potete, Non andate oltre, non c'è bisogno. Fino a dove si può, col flex, con la gamba tesa, va benissimo. Allora, io oggi sono da sola, per cui dovete avere un attimo di pazienza e incomincio con l'esercizio. Metto la musica io. Prego. Andiamo, apriamo le spalle, ruotiamo, collo lunghissimo. Andiamo, tutto il cerchio, braccio, hop, fino a dietro, allungati nella schiena, le mani vogliono sfiorare il soffitto. Attenzione adesso, prepariamo braccio di lato e flessione di lato e altra parte e ancora, altra parte e ancora, flette. Se volete un piccolo relevé, gomiti, port de bras, gomiti, Lago dei Cigni, su e scendi. Senti la schiena che si apre, respira e due, scaldiamoci, scaldiamo la schiena, le spalle, il respiro, butta fuori l'aria. Allungo anche le dita delle mani lunghissime. Hop, raggiungiamo il soffitto. Allunghiamoci, ferma la spalla contraria. Pronto, braccio sinistro lato. Due, senti anche i gomiti, i polsi, le mani. Di lato. E di lato. Lago dei Cigni. Oh. Due, sentite la musica, grandissimo, più grave, e adesso scendiamo giù, piano, due, rilassa, senti bene i palmi delle mani a terra, relevé. Vertebre cerebrali.
scendiamo in ginocchio e ci sdraiamo. E un, due, dai, sciogliamo le anche, quattro, e sciogliamo forte anche la gamba che rimane a terra, forte, allungo e forte, addominali schiacciano contro la colonna vertebrale. Ancora, portiamoci il ginocchio al petto, un po' di stretching, come potete, andiamo, allunga, 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 e scendi lentamente, ginocchio sinistro al petto, allunga, senti bene il ginocchio steso dietro. Molto bene, penso dovrò alzare un pochino leggermente la musica perché non ho idea se la sentiate o meno. Adesso andiamo alla sbarra, ok? Partiamo direttamente dalla prima posizione, va bene? Prima posizione e lavoriamo i piedi. Aspettate che tolgo il mio tappetino. Iniziamo lavorando bene i piedi, siamo in prima posizione e abbiamo la mezza punta, la punta, mezza punta, tallone. Altra gamba, 5, 6, 7, 8, due battimentoni di lato, fuori e ruoto e fuori e ruoto e fuori, appoggio tallone, trasferisco il peso senza piegare, cambio gamba e chiudo, tutto a sinistra, 1 e 2 e 3 e 4, altra gamba, 7, 8, Batman, trasferisco il peso, sono sempre alla seconda, bene forte schiena, coccige lungo, perpendicolare al pavimento e chiudo. E adesso lo facciamo su demi-plié, e uno, approfondisco, due, ritorno, tre, quattro, altra gamba, e sei, sette, otto, fuori, uno, chiudo due, tre, chiudo quattro, tendu-plié, trasferisco il peso attraverso il plié, tendu-plié e chiudo. Tutto, ripetiamo, sinistra, sul demi-plié, due battement tendu e un tendu-plié. Ultima parte, sempre flessioni laterali, andiamo. Uno e due e a tre e arrivo di lato sul quattro. Approfondisco plié mentre stendo a lungo, raggiungo la parete e mi allungo e chiudo. Altro braccio, e due e tre, fletto quattro, plié. Durante il plié, quando stendo le gambe allungo ancora di più, cerco di raggiungere la parete e vado. E poi avremo il giro del collo e delle spalle in 8 tempi, a destra e a sinistra. Ok? Un attimo, metto la musica, ci sono. Ok, cominciamo mezza punta. Altra gamba, 6, 7, 8, due battement tendu, secondo, tendu, passo, no, chiudo, mezza, punta, mezza, tallone, mezza, punta, mezza, tallone, fuori, 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 trasferisci il peso, cambia, approfondisci plié, spingi quello del piede fuori, apro ginocchio, spingo, apro ginocchio, fuori, due, cambi e segni plié, cambi, chiudo, sinistra gamba, due, spingi fuori quello del piede, ruota, colpaccio, basso gamba, spalle,
cominciamo a sentire la rotazione dal basso gamba fino al bacino, alle anche. Perfetto. Andiamo a fare i nostri demi-plié, che sono il nostro pane quotidiano tutti i giorni. È molto semplice. Faremo due demi-plié sulla prima posizione, grand plié sulla prima posizione, una flessione in avanti e un cambrai indietro. Quattro tempi per flessione avanti, quattro tempi per flessione indietro. Alla seconda, stessa cosa, demi-plié, estendo, demi-plié, estendo, grand plié se volete il porte-bras da fuori, e 6, e 7, e 8, e andiamo a fare porte-bras di lato verso la sbarra e porte-bras di lato verso il centro. Arriviamo sulla quarta posizione, 2 demi-plié e 3 e 4, oggi facciamo un grand plié in quarta, e 5, 6, 7, 8, attenzione, sul badminton qui facciamo la nostra scivolata in avanti, attenzione al tallone, non appoggiatemi il tallone a terra, il tallone deve rimanere sulla gamba ruotata, e 3 e 4 e piccolo cambrai sulla quinta posizione in arabesque, braccio in arabesque davanti, siamo sulla quinta, 2 demi plié sulla quinta posizione, possiamo portare il braccio da sopra e 6, ritorno 7, 8, sul relevé, solo in avanti, e 2, e 3, e 4, proviamo a staccare il braccio, giriamo, prepariamo, sinistra, semplicissimo, 2 demi plié, un grand plié, flessione avanti e flessione derrière, ok? Seconda posizione, lato lato, quarta posizione, scivolata in avanti, chiudo sulla quinta, piccolo cambrai sull'arabesque. Quinta posizione, solo in avanti, sur relevé, grand port de bras, terza posizione, quinta détourné. Per sinistra, andiamo. Thank you.
importantissimi. Attenzione, veramente ogni volta di non cadere. Vedo molto spesso, durante le lezioni che faccio, la caduta del ginocchio in avanti e delle caviglie del malleolo. È molto importante poterle sostenere. Adesso vi spiego il primo battement tendu. Già che ci sono, metto la musica così lo vedete bene. Facciamo prima e poi la rimetteremo. Per il piede, piede lavoro il piede, 3, 4, fuori, 5, 6, 7, 8, 4 battement tendu. Davanti seconda, via, mezza punta, releve, scendo tutto da dietro, dietro, 2, metà tassa, guardate. Spieghiamo ancora una volta, abbiamo 4 tempi di metatarso, anava, 4 tempi del lavoro del metatarso alla seconda, battement tendu, anava, second, anava, second, plie, mezza punta, rising releve, spingendo contro il pavimento e scendo, ripeto tutto da dietro. Adesso abbiamo i nostri soliti releve in sesta posizione, scambiando, ogni volta, mantenendo sempre i glutei fortissimi, spillo sotto e ogni volta cerco di allungare e sostenere il gluteo, non rilasciatelo mai. Ok, 8 tempi, plie, mezza punta, un piccolo balance, scendiamo sul 7, in sesta posizione, scendiamo sul 7 e guarda, la gamba sinistra apre e torna in prima. Va bene, ci proviamo con la musica. Alza un pochino la musica anche perché andiamo. Prego. 1, 2, 3, chiudi. Le ultime dita portano l'andeo. Anava, second, tallone, anava, second, e plie, mezzo, rilevo, scendo, dietro. Senti le dita che arrivano alla spalla, contrario. Con questi primi battement tendu in prima abbiamo attivato i piedi, le dita del piede e le dita che raggiungono subito la posizione. Adesso in quinta posizione andiamo un pochino più calmi. In quinta posizione abbiamo 2 battement tendu, 1, 2 e 3 e 4, angrua, 6, 7, guarda sull'8, coude pie e 1, 2 e 3, 4 e 5, 6, 7, 8 e rimani sul coude piede dietro, ok? Chiaro, 2 davanti, 2 alla seconda, ancora fino a dietro e cambio con la gamba interna coupé,
ripeto tutto da dietro, due seconda, ancora là e arrivo qui dietro e rimango. E adesso bisogna di sentire la spinta contro il pavimento e la gamba dietro che entra in quinta. Uno, due, hop, scendo, quattro, uno, due, scendo, hop, quattro, uno, due, scendo, hop, quattro, uno, retire, de dan, de o, releve, e vado a sinistra. Chiaro, abbiamo quattro tempi ogni volta per cambiare. Abbiamo il coude piede dietro, uno, entro in quinta, releve, scendo, resisto, coude piede davanti. Entro in quinta, releve, scendo, resisto, coude piede dietro. Entro in quinta, releve, scendo, coupé, in avanti, salgo, de dan, de o, quinta, de tourné. Allora, vediamo. Prendiamo la nostra tondi. Destra e sinistra di seguito, eh? E accento dentro. Di scioltezza, senza forza, solo la forza degli adduttori e della quinta altissima, grazie alla rotazione dei femori e alle cosce che lavorano l'andeo. Adesso facciamo lo jeté molto simile, solo il finale diverso, quindi avremo sempre la stessa combinazione, due jeté davanti, due jeté alla seconda, ancora, attenzione, questo sarà un retiré che finisce sul plié. Due jeté derrière, due jeté secondo, e 5, e 6, e 7, e 8. L'accento è giù. Adesso abbiamo 8 piqué alla seconda, e 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, chiudo 8. Adduttore lavora, piede fortissimo. 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, chiudo 8. E 1, e 2, e 3, e 4, provate a staccare. 5 e 6 e poi andiamo a sinistra, abbiamo due volte 8 di equilibrio, ok? Chiaro? Stessa combinazione, due davanti, due alla seconda cambiati, uno en croix, questa volta sarà un retiré con la gamba interna, demi-plié, tutto da dietro, 8 piqué di lato, chiudo dietro, 8 piqué alla seconda, chiudo davanti, retiré, balance, prego. No, scusate, mi ho sbagliato la musica. Stop! Non sono abituata a fare questo. Adesso vi cerco la musica. Ok, questa è la musica. Grazie. Thank you.
Molto bene. Ah, caspita, stiamo già bruciando tutto qua, eh? Cerchiamo di rilassarci un attimo. Adesso vi spiego il rondejam, che è semplice. È molto semplice. Il primo rondejam in due tempi, quindi voglio vedere tallone davanti, piede puntato e round 2. Due piccoli rondejam, demi rondejam e 4. Chiaro? 1 e 2 e 3, 4. Ci siete? Plié. 5, sempre in due tempi. 6 sulla luce. Cloche 45. 8. Tutto il round a 45 gradi. Di nuovo. 1, 2. Due piccoli round. Per round. Per plié. E 6. Per un gran round jeté. E passo davanti. Tutto un dedale. 1, 2 e 3, 4, plié, rondejam, prima volta facciamo hop, 45 gradi, ancora 1, 2, 2 piccoli, demi rond che finiscono con rond intero, plié, allongé, e adesso abbiamo un gran round jeté, andedam. Potete fare quello che volete come adagio, nel senso che se avete bisogno di stirarvi, se avete bisogno di tirare un po' il polpaccio. Io vi propongo solo una flessione di lato, 2 che viene in avanti, 3, 4, risaliamo, 6, andiamo sul croisé, 7, 8, piccolo coup de pied, per rondejam sulla mezza punta, 3 e 4, basso, piccolo, basso arabesco, 45 gradi, per balance, 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 chiudo quinta, detourné, ok? Abbiamo 2 volte 8 di adagio. Se avete bisogno di rilassarvi, di tirarvi, non c'è problema. Ok, andiamo. Grazie. Thank you.
e vi spiego l'esercizio. Se avete seguito la lezione la scorsa settimana, avevamo esattamente l'inizio nello stesso modo. Quindi tre volte il relevé sulla seconda posizione con due mani alla sbarra. Ma oggi cambiamo. Avremo. Mi sposto un po' perché qua ho paura di beccare. Siamo sulla seconda posizione, strisciamo e andiamo sulla seconda posizione di preparazione. Adesso l'importante è che veramente teniate tutto compatto nella discesa e la salita della schiena. È quello di cui parlavamo l'altra volta. Ci deve essere una controforza. Più piego, più devo avere l'impressione che la colonna vertebrale si allunghi e si stacchi dalle anche. Non vi accasciate sul vostro bacino. Quindi lasciate andare le ginocchia, spina dorsale, allunga nel piede. E quando andate sul relevo invece la sensazione è di spingere contro il pavimento. Iniziamo con relevé. Relevé, plié. Contro, salgo. Contro, piego. Spingo, appoggio. Un plié, fondu en avant. Piccolo attitude, demi-rond. Un doppio, fondu à la seconde sur relevé. Chiudo quinta e striscio. Rilevo. Plié, rilevo, plié, rilevo, plié, spingo su una gamba, appoggio tallone. Un fondu, derrière, attitude, non lascio cadere il ginocchio, non chiudo le anche, mantenete l'andeor delle anche nel plié, allungo de miro, alla seconda, un double, fondu, relevé, chiudo in quinta, scendo stesa, seconda. E ripetiamo tutto con l'altra gamba. Va bene? Grazie, andiamo. Per le anche, per la schiena, è un esercizio molto importante sulle due gambe e su una gamba sola. Allora, adesso abbiamo i frappè. Guarda qua. Sì, va bene. Allora, semplice, sempre un po' la stessa combinazione. Abbiamo frappè davanti, frappè seconda, frappè davanti, frappè seconda, rond de jambe. Sono piccoli rond de jambe a 45 gradi, solo per avere proprio portare l'andeor della seconda posizione e del basso gamba. Stessa cosa da dietro, via, la seconda, derrière, seconda, e rond, ande da. Adesso se potete andiamo sul relevé, petit, battement, sul coup de pied, sul retiré, crescendo, e quinta de tournée,
Abbiamo 8 tempi giù, 8 tempi su, veloci. Davanti, dietro, 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 davanti, dietro. Crescendo, su, 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 quinta, detour. Va bene. Andiamo. Due avanti, due alla seconda, quattro round già. E... questo esercizio non è facile, ma adoro il frappè per la dinamica che hanno. È proprio un bel esercizio di dinamica, di velocità del piede e del basso gamba, i piccoli rondeggiant per mostrare e per lavorare l'andeor. Ok, adesso andiamo a fare un adagio molto semplice oggi, anzi scusatemi, io un po' ho un dolore all'anca che mi blocca un po', quindi faremo una cosa che non abbiamo ancora mai fatto. Vorrei proporvi una flessione circolare sulla quinta posizione, ma che parte sul demi-plié, ok? Proprio per rilasciare e arrivare giù potenzialmente. Lo stesso esercizio che avevamo fatto della contrazione del diaframma avviene nel momento in cui siamo giù, contraiamo il diaframma, prendiamo il primo angolo, andiamo alla seconda di lato, altro angolo, tutto il cerchio e torniamo. Per un développé alla seconda che passa in avanti demi plié e passo, vado sulle fasse, se avete lo spazio. Adesso c'è un grand fondu e due, ritorno con un piccolo cambré e quattro, un arabesque, secondo arabesque, plié relevé, quinta e detour. Solo questa, flessione circolare è uno, poi due, poi tre, quattro, développé seconda, cinque, sei, demi round sette, otto, passi, uno, due, ritorni portandoti dietro tutto il bagaglio, e tre, e 4, il battimento, secondo arabesque, plié, relevé, quinta chiusa in avanti e giro. Grazie, va bene. Preoccupiamoci della musica. Thank you.
siamo arrivati ai Grand Batman. Forse bisogna rallentare leggermente la musica della mazurka dei Grand Batman. Sono tre veloci di seguito, in un tempo, e uno, e due, e tre, davanti, ok? E poi abbiamo tre secondi, e cinque, e sei, e sette, otto, tre derrière, uno, e due, e tre, pausa, quattro, andiamo due mani alla sbarra, per un batman quante, chiudo quinta, preparo, tre davanti, tre seconda, tre dietro, un batman quante, piqué a 90 gradi, con due mani alla sbarra e andiamo a sinistra. Prego, mi metto un pochino più indietro perché sennò non ci sto. Bene, e contrazione. Un pochino, ragazzi, ecco, oggi è proprio un tempo strano, va bene, un po' è scuro, un po' c'è la luce, respiriamo bene. Io toglierei la sbarra perché vi volevo far vedere un piccolo esercizio al centro. Allora, è un piccolo adagio dove ho inserito dei fondi. Se volete, avete lo spazio, potete fare fondi a 90 gradi. Se avete il pavimento adatto, potete provare a fare il fondi sul relevé. Io lo mostro un po' basico. Vorrei iniziare sempre en face dalla preparazione. Un bellissimo grand pied alla seconda posizione con le due braccia, pour de bras di preparazione. Quattro tempi. Adesso avremo ancora grand pied, ma col braccio destro che sale, va sul cambré alla seconda, passa sul fouetté, quarto arabesque, cloche, 6, 7, 8. Quindi abbiamo grand pied 1, 2, 3, 4, grand pied 5, 6, sull'arabesque siete sul 7, cloche 8, fondu, en avant, cambio, fondu, en arrière, sul presé, cambio, fondu, alla seconda, provate dalla seconda a fare un piccolo relevé plié, pas de bourrée, e vado alla seconda, e ripeto a sinistra, d'accordo, chiaro, chi volesse farmi plié, fondu 90 gradi, plié, fondi 90 gradi dietro, è abbastanza presto, non siamo preparati per fare tutto questo come esercizio in centro, per cui vi consiglio di farlo sulla pianta del piede. Purtroppo non abbiamo molto tempo e spesso non abbiamo spazio, quindi ripeto, un grand pied in seconda posizione, un altro grand pied con port de bras di lato, fouetté sul primo arabesque, cloche 8, un fondi davanti croisé, un fondu derrière croisé, se potete darmi questa bellissima posizione, piccole braccia, piccola pausa, croisé, gamba contraria al braccio, fondu alla seconda en face, relevé plié, pas de bourrée, sotto di voi e ripreparo, seconda, ok? Grazie. Mi allungo, due,
Ho il coraggio, se potete, di farvi fare una cosa. Ma forse meglio se facciamo prima dei Batman Tandoo per scaldarci. Molto semplici. Se ritorni al primo Batman Tandoo, facciamo dei Batman Tandoo per scaldarci. Molto semplici. Un doppio alla seconda e un doppio alla seconda. Uno. Plie e due Batman Tandoo, gamba da dietro, un doppio, seconda, un doppio alla seconda, uno, plie, un Batman Tandoo dietro, cambio, seconda, ok? E tutto a sinistra, quindi e uno, tatta, due, tatta, ya, pa, uno sul plie e due Batman Tandoo, uno, tatta, due, venendo in avanti, tre, 4 dietro, 1 sul plie, 1 teso, 1 cambiato. E andiamo subito a sinistra. Ok? Fatemi prendere la musica un attimo, che non ho più la mia aiutante. Allora, sentiamolo un secondo, eh? Sentiamo. Possiamo utilizzare le teste, per esempio, eh? La testa verso la gamba di terra mentre andiamo dietro sulla seconda posizione, sulla spalla di supporto, eh? Mentre quando veniamo in avanti avremo la testa verso l'interno del palmo della mano, della gamba che lavora. Uno doppio seconda, uno doppio seconda, Batman Tandoo, plie e due davanti, vengo in avanti, vengo in avanti. Uno sul plié, uno dietro, seconda. E ripeto tutto a sinistra. Va bene? Grazie. Ok. Aspettate che lo rallento leggermente. Andiamo. Come state? State bene? Spero di sì. Allora, io concluderei la lezione oggi perché siamo caldi abbastanza per poter provare a fare dei piccoli saltini, se potete, e se no saranno dei relevé, ok? Con dei piccoli changement. L'altro giorno abbiamo fatto un po' l'échappé. Farei un esercizio di, come dire, di centro e non c'è bisogno che voi saltiate troppo, saltiate molto. C'è bisogno di avere, visto che abbiamo lavorato tanto i piedi oggi, proprio per la spinta, per i salti, ci tenevo a fare un piccolo salto, ma proprio per avere l'idea della spinta delle dita. Quindi abbiamo, per trovare il centro, piego, stendo, rilevo, scendo, piego, stendo, rilevo, plié. Un salto, rilevo, 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 quindi devo cercare anche il mio equilibrio. Un salto, estendo e vado in seconda. E piego, estendo, rilevo, scendo, e 5, e 6, e 7, plie 8, 4 piccoli saltini sulla seconda, e 1, e 2, e 3, e 4, chiudo dietro, cambio, cambio, mi fermo. Ok, poi magari lo rifacciamo con l'altra gamba, ma è giusto per avere l'idea dello sbalzo, eh? Questo ci alleggerisce molto, ci rinforza i glutei e ci tonifica gli addominali. Quindi abbiamo. Aspettate che vi cerco la musica. Sono qua. Ve lo rimostro una volta, eh? Due, tre, quattro. Piede, stendo lì.
volta a destra, una volta a sinistra. Prego. E un po' gli amici, eh? Ciao. Rimane sempre a guardare le lezioni di danza, lei si è stufata, mi sa. Andiamo, ultima volta, ancora questo saltino e poi finiamo. E lavorato con forza, sufficienza. Io cerco di mantenere un po' l'idea della lezione. So che le condizioni non sono quelle ideali, però coraggio, ci proviamo tutti, io con grande entusiasmo. Vi voglio bene e ci rivediamo la prossima volta. Grazie a tutti, grazie.